Siamo sul tetto della scuola primaria che attualmente è oggetto di una profonda ristrutturazione, un altro fiore all'occhiello di questa amministrazione. Questa è una nuova scuola che è stata costruita da zero, una scuola che è stata assegnataria di quasi 2 milioni di euro dal MIUR, quindi dallo Stato, per la realizzazione di una scuola NZEB, quindi a consumo energetico zero, una scuola innovativa, tecnologica, che ospiterà la nostra scuola primaria, quindi 360 ragazzi che oggi stanno partecipando alla scuola De Amicis. Qui dall'alto, sul tetto della scuola primaria, si può vedere quasi la nascita e la crescita di un vero e proprio polo scolastico. Sì, questa è proprio una scuola che si sta realizzando a completamento di un percorso che parte da ormai 15 anni, che ha visto proprio la scelta di questa zona per raggruppare tutte le scuole della nostra comunità. Qui abbiamo già di fronte la scuola d'infanzia realizzata nel 2011, poi abbiamo a fianco la scuola un po' più antica, più vecchia, che è quella della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, e a fianco poi abbiamo anche l'asilo nido, quindi proprio la scuola primaria completerà un polo scolastico che era da tempo che era stato programmato. Ecco, come stanno procedendo i lavori e quali sono le tempistiche per avere poi questa scuola a disposizione degli alunni? Allora, in questo momento il cantiere avanza molto velocemente, all'interno hanno già montato tutti i cartongessi, quindi i divisori delle aule. In questo momento ci sono i pavimentisti, quindi stanno realizzando sia il riscaldamento a terra che stanno gettando per poi posare le pavimentazioni e successivamente i serramenti, quindi siamo in fase molto avanzata. Rispetto al cronoprogramma che prevede la fine dei lavori il 4 ottobre, da contratto firmato nel 2019, consegneremo la scuola nei prossimi mesi, non per l'inizio dell'anno scolastico, ma sicuramente nei mesi autunnali, per poi rendere fruibile la stessa scuola, concordandolo anche con le maestre e con la dirigente, proprio per l'inizio dell'anno prossimo, quindi per le festività natalizie.